Biasi Franco, Di Filippo Giuseppe, Leroni Gianluigi, Russo Gennaro, Giuponi Valeriano, Rizzo Vito, Enrico Giovanni, Pizza Michele, Ramondino Luigi, Giovanni Nicola Sempi Giustificato, Enrico Luca, Abate Costino, Malandrino Emilio, Roca Emilio, Diluccio Pasquale. Diamo inizio ai lavori. Primo argomento, approvazione verbali seduta precedente. Chi è favorevole? Unanimità. Secondo argomento, rendiconto della gestione finanziaria esercizio anno 2015. Approvazione, relaziona l'assessore alle finanze. Serve? Allora, il lavoro che ci occupa oggi riguarda sia l'approvazione del conto consuntivo che quello del bilancio di previsione 2015. Prima di aprire questo argomento è interessante fare una serie di considerazioni che riguarda la nuova contabilità. La contabilità introdotta col decreto legislativo 118, la contabilità armonizzata. Facciamo queste considerazioni al fine di poter poi rendervi meglio partecipi di quello che è successo nel bilancio stesso. Il primo principio, quello più importante, è quello del principio della competenza finanziaria potenziata. Cosa vuol dire? Vuol dire che sia le entrate che le spese vanno imputate nell'anno della loro effettiva esigibilità. Quindi vuol dire che i residui, sia attivi che passivi, quindi sia i crediti che i debiti, devono essere, per poter entrare nei residui stessi, certi, liquidi ed esigibili. Questa sembra una regola banale, ma rivoluziona completamente l'impostazione che il bilancio pubblico aveva, perché dà una lettura totalmente diversa. Collega naturalmente quindi le entrate alla cassa e soprattutto alla esigibilità sia delle entrate che delle uscite. Cosa succede? Questo determina un fatto molto importante, cioè che i residui, che così come venivano considerati una volta, non sono più considerati. Quasi tutto praticamente quello che andava nei residui sostanzialmente torna un'altra volta nel bilancio dell'anno successivo, e la contabilità quindi impone la creazione di due nuovi fondi: il fondo pluriennale vincolato e il fondo di crediti di dubbia esigibilità. Com'è il funzionamento sostanzialmente? Quindi, se noi abbiamo un credito o un debito che è certo, liquido ed esigibile, può andare nel residuo attivo o passivo a seconda della competenza. Se invece non è più così, tutto il resto, quindi di quelli che noi valutavamo come residui, vanno analizzati singolarmente e vanno posti nel fondo pluriennale vincolato, quindi passano di fatto da un bilancio all'altro. Facciamo il caso più semplice per capirci, che è quello per esempio di incarico legale. L'incarico legale ha una sua formazione nel momento in cui la Giunta determina di affidare questo incarico. Immaginiamo che la spesa che debba essere considerata è di 1.000 euro. Bene, l'incarico stesso, una volta che la Giunta lo determina, fa l'impegno di 1.000 euro. Quasi sempre capita che l'incarico legale ha un suo tempo di durata abbastanza lungo e che quindi quasi certamente non si completa nell'anno stesso. E l'arrivo quindi della fattura, che è il documento che determina l'esigibilità poi, avverrà certamente l'anno successivo. Cosa succede a questo impegno ora? Questo impegno non andrà a fine anno, come succedeva sempre, nei residui, ma andrà nel fondo, pluriennale vincolato, e quindi andrà nel bilancio dell'anno successivo. Quindi questi 1.000 euro non vanno più nei residui, ma vanno nel bilancio dell'anno successivo. Questo cosa determina? Fatta un'analisi per tutte le poste finanziarie di questa tipologia, tutte queste poste finiscono nel bilancio dell'anno successivo, nel fondo pluriennale vincolato, e quindi questa nuova regola impone una impossibilità ora di confrontare il bilancio dell'anno 2014 con quello dell'anno 2015, perché abbiamo determinato un cambiamento della regola. E allora, se prima tutte queste poste andavano nei residui, quindi era possibile confrontare anno per anno l'andamento dei bilanci stessi, questo cambio di regola determina un'impossibilità di andare a fare queste verifiche, quindi diventa più complicato, se non impossibile, andare a confrontare i bilanci
e fare l'analisi delle serie storiche, come abbiamo sempre fatto, dei bilanci precedenti per verificare l'andamento della contabilità. Questo non è più possibile, quindi questo determina una novità che fa acquistare a Poste Finanziarie, poi vedremo nel dettaglio come, dei numeri che apparentemente non sono comprensibili, ma di fatto hanno questa ragione in sé. Quindi abbiamo detto, si crea questo fondo di pluriennale vincolato, ma si crea un altro fondo molto importante, che è il fondo di crediti di dubbia esigibilità. Anche qui un nuovo fondo che viene creato. Noi sappiamo che per quel che riguarda specialmente i residui attivi, cioè le entrate, queste non sono tutte quante incassabili nell'anno. Ebbene, la legge impone con una certa percentuale o a discrezione dell'amministrazione, quando si determinano le entrate e si mettono nel bilancio di previsione, che una parte di queste vada in questo fondo. Ecco che quindi la composizione di questi due fondi crea una nuova impostazione del bilancio sia consuntivo e sia di previsione, e quindi crea, diciamo, degli squilibri che, come abbiamo detto, apparentemente sono non comprensibili, ma poi spiegheremo invece che lo sono. Quindi queste anomalie le andremo a verificare, ma creano non poche difficoltà di interpretazione. Detto questo, andiamo a leggere un pochettino quello che è il conto consuntivo, magari utilizzando, come abbiamo sempre fatto, la lettura della la relazione dell'organo di revisione. Il primo dato che come sempre si fa controllare, che diciamo è quello più interessante, sostanzialmente qual è? È quello del risultato della gestione di competenza e del risultato di amministrazione. Ecco qui il primo dato che può sembrare un po' anomalo: il risultato della gestione di competenza dell'anno in questione 2015 è 2.877 e porta a un risultato di amministrazione di 17.628.865, che quindi è una cifra effettivamente che sembra fuori dal normale, perché come vi ho detto prima è diversa e distante da quello che sono le cifre che normalmente noi vediamo nell'approvazione dei bilanci degli anni precedenti, e sembra, diciamo, un numero che, se fosse, diciamo così, avremmo una da criticare l'amministrazione, che vuol dire che non ha speso i soldi che aveva, diciamo, immaginato di dover spendere. Ma questa cifra, sì, 2.007, che fanno riferimento al risultato della gestione di competenza, sia a quella complessiva della gestione della via dell'amministrazione comunale da quando è nato, quindi 17 milioni, sono numeri che hanno quell'anomalia che abbiamo detto in precedenza, il fatto, cioè, di aver dovuto fare un'analisi approfondita dei residui e di creare questi due fondi, sia di quello di dubbia esigibilità sia quello il fondo pluriennale vincolato, ha portato a sommarsi alcune cifre che normalmente non andavano sommate e a creare queste sorte di anomalia contabile. Di fatto, voglio dire, il risultato comunque è positivo, perché stiamo parlando di un risultato di amministrazione comunque positivo in ogni caso, però, diciamo, la cifra apparentemente può sembrare anomala. Interessante poi è fare anche una valutazione di quelle che sostanzialmente la gestione della parte corrente dell'amministrazione comunale. Se voi avete dato un'occhiata a quello che è il parere dei revisori, anche qui, come sempre si faceva prima, oggi ripeto, il confronto è più facile, si fa un'analisi degli ultimi 3 anni di gestione dell'amministrazione. Ed è facile controllare che, sia per quel che riguarda le entrate di parte corrente che le spese, sia quelle di parte capitale, sostanzialmente l'andamento è assolutamente con una grande continuità. Per esempio, le entrate di parte corrente del titolo 1 sono 13.321, quelle del 2014, nel 2015 abbiamo 14.684, e così tutte le altre voci hanno un andamento assolutamente in continuità, cosa che naturalmente deve essere. Quindi non c'è la presenza di nessuna particolare anomalia. E così anche l'analisi, la classificazione delle spese correnti, per darvi un dato di riferimento, voglio dire, le spese che riguardano il personale, se vogliamo andare in un maggiore dettaglio, sono per il 2015 3.208.000, ed erano nel 2014 3 milioni, quindi sostanzialmente un andamento di continuità. L'acquisto di beni di consumo passa dal 2014 al 2015 da 691 a 598.000, prestazioni di servizi 4.066 a 4.060, l'utilizzo di beni terzi 102 a 130, quindi come vedete c'è un andamento della gestione dell'amministrazione, giustamente, che ha una sua continuità e non ci sono particolari rivoluzioni né cambiamenti.
Interessante molto anche il dato sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione. Nel nostro caso l'analisi fatta, che la legge oggi impone, è quella che i pagamenti del 2015 hanno una tempistica intorno ai 40 giorni circa, 39.729. Quindi un risultato, oserei dire, brillante, cioè nel senso che dal momento di presentazione di una fattura il comune riesce a essere puntuale nei pagamenti e riesce a pagare immediatamente nei 40 giorni. Sapete che il limite è 60 giorni, quindi siamo ampiamente nel limite per quel che riguarda i pagamenti, quindi un dato assolutamente positivo. Giusto un appunto rispetto alle considerazioni che il collegio che ha proposto. Voi avete certamente, sapete certamente che il collegio che avevamo precedentemente ha terminato il suo mandato. Oggi abbiamo un nuovo collegio di divisione, un collegio nominato dalla prefettura, quindi sono tre professionisti che sono non della provincia di Salerno, che hanno collaborato con gli uffici comunali creando anche un buon rapporto, hanno diciamo dato sia al bilancio di previsione che al bilancio consuntivo il loro parere positivo. Tra le osservazioni che sono state date, giusto mi corre l'obbligo, ma qui deve essere stato credo probabilmente un piccolo refuso, fa riferimento a una parte dove dice si invita a rispettare limiti per le spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, o addirittura si parla di riduzione dell'acquisto di buoni taxi. Evidentemente il Comune di Agropoli non ha fatto nessun uso, nessun tipo, né di relazione pubblica, né di convegni, né di mostre, quindi né di utilizzo di acquisto di buoni taxi, quindi evidentemente ci deve essere stato buoni taxi, quindi ci deve essere stato tranquillamente un rifuso rispetto a questo. Ho sintetizzato in maniera quanto più breve possibile, dare a voi la possibilità eventualmente di fare delle osservazioni, quello che sono i dati più importanti del bilancio, che quindi ci danno un quadro assolutamente rassicurante. Insomma, come voi sapete, in questi anni abbiamo lavorato sempre sulle due direttrici principali, quella dell'investimento e del risanamento dell'ente. Quest'anno non c'è stato bisogno, come avete visto in questo bilancio di previsione, di grandi rivoluzioni, perché in effetti ormai abbiamo raggiunto una stabilità, un equilibrio finanziario che ci fa stare assolutamente sereni. E quindi per questo motivo lascio a voi eventualmente la parola per qualche richiesta, se non è il caso vi chiedo di approvare la richiesta di proposta così come è stata presentata. Grazie. Scusa, stiamo parlando di bilancio rendiconto o di rendiconto? Ci sono interventi? No, ho fatto una introduzione che è funzionale sia al bilancio, al consuntivo che al... Prego. Dunque, io ho ascoltato la relazione dell'assessore, non sono, come dire, un tecnico della materia, però ho dato un'occhiata al consuntivo 2015 e qualche criticità, qualche riflessione vorrei esporla, giusto per dare un contributo ai lavori. Allora, praticamente uno dei primi dati è quello dell'avanzo di gestione, che è, come diceva l'assessore, 2 milioni e 8 di euro. Però, fatta eccezione per il 2014, dove c'è un dato particolarmente rilevante, perché è un bilancio eccezionale, in quanto è una gestione che è 37 volte quella del 2015, perché chiaramente c'è stato l'accelerazione della spesa con la fine dell'amministrazione Caldoro. Invece quello del 2015 è circa 7 volte rispetto al precedente, quindi questo è un dato che praticamente un avanzo di gestione nei fatti è dato da risorse che prevalentemente a vario titolo possono prelevare dai cittadini e che l'amministrazione non è riuscita ad impegnare. Quindi non c'è un giudizio altamente positivo su questo tipo di avanzo, considerato anche che l'avanzo è un rafforzamento del patrimonio e qui e non, come dire, questo non dobbiamo considerarlo un dato positivo a mio avviso. Di fatto non si comprende perché l'amministrazione, se non è riuscita a utilizzare tutte le risorse disponibili nel 2015, possa utilizzarle poi nel prosieguo, però quello poi è una cosa che si guarderà.
Nell'analisi delle entrate c'è un'autonomia finanziaria del 97%. L'autonomia finanziaria è il rapporto tra entrate proprie dell'ente e le entrate proprie più i trasferimenti statali. Un valore del 97% denota che trasferimenti statali in grossa sostanza non ce ne sono stati tanti. E invece quello che è rilevante, come dato diciamo che può un poco colpire di più la sensibilità dei contribuenti, è la pressione fiscale sui cittadini. Da un'analisi diciamo di attenta valutazione, la pressione fiscale dal 2011 al 2014 pro capite cresce del 33-34%. Questo è un dato assolutamente rilevante a mio avviso. Cioè voglio dire, vuol dire che i contribuenti, se nel 2011 pagavano un servizio diciamo dell'ente di 100, al 2015 lo pagano di 140, di 135. Se pagavano qualche altro servizio 50, lo pagano 70. Quindi questo è un dato che sulla pressione fiscale ovviamente credo che abbia un po' inciso anche la crescita dell'indebitamento del comune. E questo dato viene affiancato anche dalla spesa pro capite che questo comune ha sul debito al cittadino. Mentre nel 2011 c'era un debito pro capite diciamo X, oggi abbiamo il 16% in più. Dal 2011 al 2015 c'è un debito pro capite che è circa del 16% in più. Questo è un altro dato rilevante, quindi oltre alla pressione fiscale che è salita, anche il debito pro capite per ogni contribuente è del 16% in più. Io credo che questi siano due dati sostanzialmente molto rilevanti per un'amministrazione che come dire, dice di aver gestito la cosa pubblica in maniera equilibrata. A mio avviso una crescita della pressione fiscale, un debito pro capite aumentato non denota una posizione favorevole. In più ci sono praticamente le entrate da imposte, le previsioni facili. Ci sono delle entrate da imposte dove i residui attivi del 1 gennaio 2015 e le tasse erano pari a 14,7 milioni di euro. Di questi 1,720 sono stati cancellati, denotando una politica di eccessivo ottimismo nel formulare le previsioni di entrate ed evidentemente era una necessità di riequilibrare qualche, come dire, qualche bilancio di previsione scorso. E una delle attenzioni viene fatta soprattutto sulle entrate e sulle previsioni, abbastanza facili diciamo, sui proventi delle attività di controllo e repressione. Qua sostanzialmente andiamo sui controlli, sulle attività provenienti, sulle entrate provenienti da attività di controllo e repressione, tanto per intenderci anche sull'autovelox, eccetera. Al fronte di una previsione di competenza di 3.750.000 euro, sono stati effettivamente riscossi 1.550.000 euro, almeno questi sono i dati che si rilevano. La residua somma di 2.400.000 è stata apposta a residui. Trattandosi di un conto consuntivo, è presumibile che esistano contravvenzioni elevate esattamente per lo stesso importo, ancora da rilevare, casualmente, però lo vedremo. Anche la gestione dei residui presenta delle criticità facilmente rilevabili. A fronte di 5.700.000 di euro all'1/1/2015 sono stati incassati 0.960.000 euro. Conseguentemente questo residuo attivo al 31/12 è pari a 7.150.000 euro, 7.150.000 euro, e sembra verosimilmente impossibile un'ipotesi di eventuali incassi di questi fondi nel futuro. Ovviamente ci vorrebbero forse non un anno, ma 2, 3, 4, 5 anni. E altro dato diciamo importante è quello di valutare l'attendibilità della programmazione di questo ente, a mio avviso. Cioè l'attendibilità della programmazione, che poi andremo a vedere anche sul DUP, praticamente questo lo guarderemo dopo. Però io noto 3 o 4 aspetti che mi fanno un attimino fare un rilievo all'amministrazione e alle criticità. E una delle spese maggiori, dell'importo maggiore, è per le spese correnti. Le maggiori risorse sono impegnate per le improduttive funzioni generali, parliamo del 33% del totale nel 2015.
mentre si assiste a una politica assolutamente penalizzante per i servizi socioculturali che si riducono dal 2011 al 2015 e incide tutto questo sul totale dell'impegno di spese correnti. Faccio un esempio, l'istruzione passa dal 6,5 al 4,7%, sono piccole percentuali, però sono significative. La cultura passa dal 7 al 3,3%, parlo di un dato dal 2011 al 2015. L'unico che resta più o meno standard è il servizio sociale, dove però a fronte di queste prime due valutazioni si assiste a una politica assolutamente poco a favore dell'economia locale. Il turismo resta stabile al 2-3%, una cittadina a vocazione turistica, io mi sarei aspettato di vedere una crescita di questo valore dal 2,3 al 5, dal 2,3 al 6, resta stabile al 2,3. Lo sviluppo economico dallo 0,6 scende allo 0,4%, questo come spese. I trasporti dal 12 al 9%. Saranno valutazioni che fanno sorridere, però a mio avviso per una gestione economica di un ente, soprattutto di una cittadina a vocazione turistica, io credo che questo sia un dato assolutamente rilevante. Inoltre, un altro indicatore è la spesa del personale. La spesa del personale assolutamente è in crescita, per quanto, come dire, sembrerebbe di no, però è una spesa in crescita. Infatti, se andiamo a valutare il dato pro capite, cresce da 147 euro a ogni cittadino del 2011 a 151 nel 2015. È un dato minimo, però questo è un altro indicatore di una crescita delle spese che ovviamente contribuiscono a dire che questo tipo di gestione ovviamente non viene assolutamente da me condiviso e quindi per una serie di motivazioni io ritengo che il risultato economico non sia brillante così come può apparire, ma soprattutto, ripeto, poi lo andremo a valutare dopo, è un'amministrazione che, se andiamo a valutare il bilancio che è partito nel 2006 e l'indebitamento di questa amministrazione, poi avremo modo di valutarlo meglio nella valutazione del bilancio previsionale, è un'amministrazione che ad oggi ha come indebitamento per i mutui 23 milioni circa di euro, è partita da 6 milioni di euro del 2006 alla prima amministrazione Alfieri, è andata a una crescita intorno ai 17 milioni di euro nel 2011, oggi siamo a circa 23 milioni di euro. Ovviamente mi risponderanno che ci sono state fatte opere e quanto altro, però non dimentichiamo che gravano sulle tasche dei cittadini degli impegni economici non indifferenti, perché il Comune di Agropoli paga un milione, quest'anno pagherà 1,5 milioni di conto capitale per interesse sui mutui bancari. Non dimentichiamo che andrebbe fatta un'attenta valutazione, ci sono opere dove i mutui finiranno il 2044, il 2050 e ovviamente se lo piangeranno le amministrazioni che succederanno. Io credo che un'amministrazione attenta avrebbe avuto, come dire, il dovere di fare delle valutazioni più approfondite, più come dire, sensate. Oltretutto questo dato mi fa ulteriormente riflettere, perché a fronte di quello che c'è in essere si pone ancora a richiesta di 15 milioni e qualcosa di euro per le prossime per i prossimi finanziamenti a mutui, ma io credo che questo sia assolutamente un atto da valutare e da rivedere, perché andare a indebitarsi per ulteriori 15 milioni di euro credo che sia una cosa assolutamente... Poi per il bilancio di previsione mi riservo di intervenire ancora e di dare anche lì una valutazione, dopodiché allegherò al verbale del Consiglio, alla segreteria, anche un'analisi e una dichiarazione di voto. Grazie. Posso replicare così? Non vorrei perdere il filo, se posso replicare singolarmente. Prego. Consigliere Malandrino, io non so se sono stato io che non sono stato chiaro o se forse avendo un intervento già preparato non ha potuto tornare indietro rispetto alla cosa che doveva dire. Io ho detto che non è possibile o comunque complicato confrontare il bilancio dell'anno scorso e il bilancio di quest'anno perché la regola è cambiata. Lei ha fatto riferimento ai 2,7 milioni di avanzo di amministrazione dicendo che noi non 2,8 milioni dicendo che non abbiamo saputo spendere. Forse non ha ascoltato l'intervento. Io ho detto
esistono dei numeri nel bilancio nel consuntivo che sono anomali, perché la nuova contabilità ha portato a fare delle somme che in un certo senso rendono complicata la lettura. In realtà i 2.800.000 non sono 2.800.000 di avanzo, così come 17 milioni non sono 17 milioni di avanzo, sono soldi che sono partite finanziarie che tecnicamente sono finite nell'avanzo, ma in realtà non sono avanzo di amministrazione, è un problema contabile che noi abbiamo dovuto risolvere, che ha portato a questa valutazione. Quindi io ho appena detto, se noi andate a leggere che c'è scritto 2.800.000 e pensate che 2.800.000 sono una partita finanziaria che non abbiamo speso, ho appena spiegato invece che tecnicamente non è confrontabile. Quindi chi ha preparato il suo intervento doveva fare questa valutazione, perché io ho appena detto che i 2.800.000 è una spesa che tecnicamente non c'è, è solo che è presente nel bilancio, perché quando si è fatto l'analisi dei residui dell'anno 2014 e spostata nel 2015 proprio per effetto della presenza del fondo pluriennale vincolato, sono finite queste somme nell'avanzo di amministrazione. Quindi è un fatto tipicamente tecnico che è successo a tutti coloro che hanno fatto prima l'analisi dei residui e poi hanno approvato il bilancio consuntivo. Quindi è errato, secondo me, fare una valutazione su questo dato. È un dato non commendabile proprio per questo motivo, perché è un dettaglio tecnico che deriva dal cambiamento della regola. Quindi, diciamo, è stata fatta una valutazione sbagliata. Quel che riguarda l'entrata del codice della strada, lei sa che il bilancio consuntivo termina al 31/12. Ci sono tante altre partite finanziarie che non sono riportate al 31/12, ma che sono maturate subito dopo, a gennaio, a febbraio, a marzo. Io le posso dire soltanto che l'entrata del codice della strada, l'entrata è sostanzialmente, il dato è al 50%, cioè quando arriva la multa a casa del cittadino, metà dei cittadini pagano. Quindi non è al 30% come dice, ma è al 50%. Il dato del 30% è un dato che viene fuori da una valutazione incompleta, perché lei non ha valutato il tempo tecnico perché maturasse il credito, ma si è fermato al 31/12, quindi c'è un'interruzione, quindi sembra che ci sia praticamente un mancato incasso. In realtà noi l'abbiamo messo perché è nato come impegno nell'anno 2014 e maturato il pagamento nell'anno 2015, quindi quando ha fatto la valutazione, sempre che ha preparato l'intervento, doveva confrontare praticamente il dato anche con i residui. Solo in quel caso avrebbe potuto poi verificare che c'era una congruità e quindi non era al 30%. Poi non so lei cosa intende per servizi improduttivi. Io so soltanto una cosa, che lei parla di incremento di spese personali. Io so che per legge la segretaria mi risponderà se ho detto male o dico bene. Però mi pare che non è possibile per legge incrementare le spese personali, no? Cioè la legge impedisce agli enti di incrementare la spesa personale, perché c'è un tetto. Quindi lei ha appena detto che abbiamo incrementato la spesa di personale. Non può essere incrementata per legge la spesa di personale, quindi un altro errore di chi ha preparato la relazione. E poi le dico, la spesa attualmente del Comune di Agropoli è al 16%, che è una spesa assolutamente bassa. Il 16% è una proporzione che non c'è proprio, cioè oggi non so come, ma spesso bistrattati dipendenti del Comune di Agropoli lavorano per due, cioè noi dovremmo essere almeno al doppio come dipendenti, e oggi invece con questa spesa di personale riusciamo a diciamo in qualche modo a mandare avanti tutta la nostra struttura. Quindi mi sembra insomma che l'intervento non è centrato, definiamolo così, proprio perché, ma io capisco anche, perché ho appena detto che è difficile fare un'analisi del bilancio di quest'anno, perché questo cambiamento di regole certamente ha portato a delle conclusioni che possono essere, almeno secondo me, errate. No, giusto 30 secondi, ma io le ho fatto un'analisi non sull'ultima valutazione della normativa di cui lei ha edottamente dato, come dire, spiegazione. Io le ho fatto una valutazione personale. Ho guardato questi dati, li ha guardati con me qualche persona, io non faccio il commercialista, mi meraviglio di lei che lo fa e credo che qualche cosa le è sfuggita, però le ho dato una valutazione personale di quello che è la mia impressione a una lettura delle carte. E ripeto, ci sono due o tre dati salienti che secondo me sono incontrovertibili. La spesa del personale, io non le sto dicendo se il personale può essere, le dico solo che dal 2011 ad oggi ad ogni cittadino costa qualcosa in più, punto.
non vogliamo andare nel merito, se vogliamo andare nel merito del personale ci faremo qualche altro dibattito più ampio e più a lungo, e probabilmente per questa carenza voi amministrazione vi fate aiutare anche dall'esterno. Poi la discuteremo in qualche altra occasione questa, in maniera più dettagliata. Quindi, diciamo, queste spiegazioni più tecniche non le deve fare a me, cittadino o consigliere, che le do il mio punto di vista. Queste le può, come dire, tranquillamente tenere per sé. Io le ho dato il mio punto di vista, di cui sono convinto, anche se le carte, ovviamente, oltre a leggerle io, le ho fatto leggere anche da qualcuno, probabilmente, che riesce ad avere una competenza più specifica, e le posso assicurare che ci sono delle criticità che, secondo me, voi amministrazione dovete approfondire, dovete guardare, perché lascerete, come dire, agli eredi della futura generazione qualcosa come debiti trentennali che graveranno giorno per giorno e peseranno sulla pressione fiscale di questo paese. Lei o il sindaco o qualche assessore mi dirà che avete fatto grandi cose. Io su alcune, come dire, voglio prendere atto e sono anche d'accordo, su tante altre no. Per cui ho l'impressione che voi non avete misurato la capacità, come dire, di recezione della gente sulla spesa e sulle contribuzioni che giorno per giorno e sulle pressioni che giorno per giorno hanno da questa amministrazione e da questa spesa corrente giornaliera. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Rizzo. Allora, io confesso la difficoltà che c'è stata comunque a leggere gli atti del bilancio rispetto al precedente. Devo dire che dottor Capozzolo si è messo a disposizione con un po' di ritardo, l'abbiamo visto soltanto qualche giorno fa, quindi una lettura, io mi limito a fare una lettura politica di questi documenti, e innanzitutto c'è, ritorno su alcuni aspetti, cioè l'aspetto della spesa di personale non interessa personalmente vedere la continuità. Lo diceva, c'è una spesa rigida, ci sono delle prescrizioni di legge e quindi è evidente che vadano rispettate. Il problema che si evince anche dagli atti di bilancio è che ci sono una serie di voci e di rapporti finanziari che sembrano elusivi di questo limite di spesa per il personale, sia nei rapporti con le società esterne, con le società pubbliche, sia nelle prestazioni di servizio. Quindi io penso che non sia il caso di limitarsi al dato numerico secco. Probabilmente, a differenza di quello che abbiamo visto lo scorso Consiglio Comunale con il piano triennale delle opere pubbliche, questo è redatto in maniera più puntuale. Però c'è un problema serio, cioè di come l'ente sopperisca a delle carenze strutturali che sono state ammesse, in che maniera sono gestiti i rapporti con le altre società. A me viene da fare una domanda: il personale delle società partecipate in che modo rientra nel piano della spesa di personale di quest'ente, nella capacità di spesa di personale di quest'ente? Perché il bilancio va letto nel suo complesso. Nel momento in cui noi ragioniamo di società partecipate, ragioniamo di strutture che hanno una gestione autonoma, ma che nel bilancio complessivo dell'ente fanno parte integrante dell'ente. Io l'impressione che ho è che effettivamente ci sia una difficoltà, lo vedremo poi con altri punti all'ordine del giorno di questo Consiglio, di immaginare che l'ente abbia una governance complessiva che è fatta di tanti aspetti, di tanti documenti, di tanti atti che devono viaggiare nella stessa direzione e che devono essere coerenti tra di loro. Quindi da questo punto di vista io volevo segnalare queste anomalie. Da un punto di vista della spesa, io vedo molto gonfiata, come diceva il consigliere Malandrino, la competenza rispetto a quelle che sono le previsioni, e invece una difficoltà di cassa rispetto ad altre situazioni, perché è vero
che sulla cassa si possono utilizzare anche altri fondi, ma sulla spesa corrente probabilmente la spesa ordinaria arranca rispetto a quelle che sono le esposizioni dell'ente, ed è questo il dato preoccupante, non la percentuale o la corrispondenza formale. È evidente che c'è una programmazione, c'è un'aspettativa di incassi, c'è una la prudenza imporrebbe che negli atti di programmazione si tenesse conto delle difficoltà della riscossione. Emerge anche questo dalla relazione dei revisori, emerge anche questo dal bilancio, cioè ci sta una difficoltà oggettiva di incasso, però lo vedremo nel bilancio di previsione, di questa difficoltà di incasso sembra non tenersene conto. Cioè questo è l'aspetto politico grave, a mio giudizio, degli atti di bilancio. Una preoccupazione di un aspetto formale, viva Dio, rispettato in questo documento, ma una carenza di lettura oggettiva di quelle che sono le realtà concrete della gestione delle attività del comune e del bilancio comunale. Quindi io su questo è uno dei motivi, naturalmente, che lo dico anche come dichiarazione di voto, ritengo non sia un documento veritiero e corretto per quella che è l'attività che ha posto in essere l'amministrazione, che sia rischioso il modo in cui si sta gestendo la finanza pubblica dell'ente, e quindi preannuncio il voto contrario. Grazie consigliere Rizzo, ci sono altri interventi? Prego. Solo brevissimamente, se posso, giusto 30 secondi. Io consigliere Rizzo, con lei ho difficoltà di discutere delle società partecipate, proprio perché abbiamo collaborato tanto tempo, quindi. Però le voglio soltanto dire che il supporto agli organi istituzionali che fa la Coopli Centro Servizi, per quel che sappia, mi corregge il ragioniere, non è ancora una spesa che va inglobata nella spesa di personale dell'ente. Quindi fino a quando poi la legge cambierà e ci dirà che dobbiamo fare un bilancio consolidato in cui la spesa di personale diventi unica, lo faremo. Al momento io so che quella spesa del centro servizi si è cristallizzata e deve rimanere tale, perché anche quella, come quella del comune, non può incrementarsi, così come quella dell'ente. Poi quando la legge ci dirà di poterle sommare, le sommeremo, però visto che la legge ci consente di tenerle separate, noi al momento le teniamo separate. No, poi giusto, rispetto io non direi un ente che paga in 40 giorni, non direi che è un ente, insomma, che ha queste difficoltà come voglio dire lei vuole tenda di rappresentare. Per quel che riguarda invece la difficoltà di cassa è una questione di cui abbiamo discutiamo ogni anno in questo Consiglio Comunale, è un problema che non riguarda solo il Comune di Agropoli, ma riguarda tutti gli enti della nostra nazione, tant'è vero che il sindaco ebbe modo di dire se hanno fatto una legge per aiutare gli enti apposta a pagare perché c'è una difficoltà sull'entrata, una legge nazionale, Agropoli non si può fare certamente, non è, diciamo, né più né meno degli altri, quindi è normale che anche noi l'abbiamo utilizzata, però questa gravità che lei sottolinea, che porta addirittura a immaginare che i dati non siano veritieri, non so onestamente da dove si ricava, insomma. Mi sembra, come ho detto, che i pagamenti vengono fatti nei 40 giorni, questa è testimonianza del fatto che c'è un andamento e un movimento di flussi finanziari assolutamente normale, e certo a fine anno capita qualche volta che ci sono degli squilibri, diciamo, in termini di cassa, ma sono assolutamente naturali. D'altra parte voi sapete che l'incasso dei tributi avviene, come vi ho detto, nel caso delle multe, insomma, avviene anche negli anni successivi, perché poi il contribuente che non paga viene rincorso con atti successivi, quindi è normale che questo può capitare, però non mi sembra un dato tale da considerare, anzi io penso che il bilancio dell'ente è assolutamente in ottima salute, e quindi che penso che i consiglieri possano tranquillamente votarlo senza nessun problema. Giusto una replica su un fatto personale, come si suol dire. Proprio perché sono stato amministratore di una società del comune, ho fatto quei rilievi,
E proprio perché sono stato amministratore di quella società del comune, ho visto raddoppiata la spesa, lo stanziamento in bilancio per quella società, e ho visto che i dipendenti di quella società non sono più nemmeno dipendenti di quella società, ma sono lavoratori interinali, cioè degli strumenti di lavoro privatistico vengono utilizzati precarizzando ulteriormente, che è tutt'altra cosa rispetto ai motivi politici che mi hanno spinto qualche anno fa ad accettare l'incarico della presidenza dell'Agropoli Servizi e a porre in essere una serie di interventi per la stabilizzazione del personale. Questo è giusto per chiarire. Poi evidentemente l'amministrazione ha preso un'altra strada rispetto a quella che io ho condiviso, ed è anche il motivo per il quale io oggi non riesco a votare favorevolmente agli atti che vengono proposti. Grazie. Ci sono interventi? Sì, l'assessore, io voglio soltanto cercare di per un attimo insieme a lei una sola spiegazione sul rendiconto. Per il resto ne hanno parlato già abbondantemente gli atti di voto. Le entrate correnti di partito 1, 2 e 3 sul nostro rendiconto a circa 21 milioni di euro. Le spese correnti più l'ammortamento dei mutui ammontano a circa 34 milioni di euro. Io l'ho ricavato, io l'ho ricavato dalla sua relazione. Dalla relazione, diciamo, sua relazione allegata al rendiconto. No. Allora, noi abbiamo detto che l'avanzo, noi abbiamo un avanzo della gestione di competenze di 2007, quindi è un più, no, non può essere. No, assolutamente. Io sto parlando di equilibrio praticamente corrente, cioè, non sto parlando ancora di equilibrio. Spese correnti ammontano a 18.515.346 più 416.042. Allora, 2015. 18, e punto 6, gli equilibri della gestione di competenze del conto 2015 del sono i seguenti. Entrate correnti 21.033.650, spese correnti 18.515, spese per rimborso di prestiti 416.000. Dove sta leggendo spese in conto di prestiti? La delibera che lei ha citato, la delibera di spese per rimborso di prestiti 14.979. La delibera di approvazione del bilancio. Non la delibera, io sto leggendo la relazione sul rendiconto. Pagina 5.1. Allora diceva ingegnere, abbiamo trovato la pagina. Sono 34.000 tutto, quindi queste, cioè le spese praticamente correnti più le quote di mutuo sono 34 milioni di euro. Non è questo il dato, se posso intervenire, voglio dire. Dove lo devo questo leggere? È un dato anomalo. È un dato? Anomalo. Ma che significa anomalo? Che dalla relazione significa tecnica... che la relazione che è fatta di 300 pagine può essere che il programma elabora, lei sta leggendo, diciamo, in una di quelle tabelle che il programma elabora una volta che noi abbiamo messo i dati di partenza, che sono quelli che sono indicati in delibera, poi il programma fa tutta una serie di elaborazioni di dati, schemi, li ripartisce e li fa. Quindi non è che... Quante sono quindi le spese per il rimborso di prestiti? Ve l'ho detto, sono qua. Spese ci sta nella delibera di approvazione del bilancio di previsione. Pagina, diciamo, 2, punto 6. Non c'è la delibera di questo. Tutto il titolo terzo. Ok, quindi diceva giustamente il ragioniere che quel dato può essere sono i 14.979, dice lei. Tutto il titolo terzo. Ah, sono le restituzioni della ricevazione di tesoreria, che noi abbiamo il titolo, noi quando abbiamo assunto il mutuo per pagare quella situazione di liquidità per pagare. Quindi non entra in gioco nell'equilibrio corrente questo aggiunto. No, perché è un dato che. Vabbè, allora lo scrive, io finisco qua, io ho detto che solo una cosa volevo chiarire. Lo scrivo, quindi lei. Ci sta, chiarisce lo schema a pagina 40.
del rendiconto. Del rendiconto, cioè lo schema. Ah, non ce l'ha. Eh sì, qua è chiarito. Rimborsi di quota capitale. Io volevo fare una domanda su questo, visto che giustamente questo dato non dovrebbe essere questo, anzi non lo è, come dice il ragionatore del dottor Capozzo, non lo è. Scrivetelo che questo non è il dato, quindi non so, quindi, ma non è un errore, diciamo, ma non è un errore, quella era tutta una questione praticamente di vedere se c'era stata una verifica nella sua relazione e da parte del collegio dei revisori qualcosa di scritto sull'equilibrio corrente. Questo volevo sapere, indipendentemente che nel bilancio avviene, volevo vedere nel consuntivo se era avvenuto, insomma, questo è tutto. E se non era avvenuto, perché? Perché evidentemente ci stanno troppe praticamente altre spese. No, volevo capirlo, questo è tutto. Al punto 6 della delibera, gli equilibri della gestione di competenze del conto 2015 dove le previsioni sono i seguenti, noi abbiamo sintetizzati qua, quindi c'è equilibrio. Non ce l'ho la delibera in questo momento, quindi bene, chiarito? No, chiarito no, ho capito quello che mi ha riferito adesso, non è che è chiarito per me, se io non ho le carte davanti devo andare a guardarlo. Vabbè. Se posso intervenire, anche nella relazione dei revisori, pagina 10, c'è la stessa quantificazione dell'equilibrio, così come l'abbiamo riportato in delibera, dove si evincono le due partite, la spesa... No, perché il collegio dei revisori manco mi aveva riferito niente su questo equilibrio corrente, quindi c'è l'equilibrio corrente. Equilibrio a pagina 10. Quindi l'equilibrio corrente si è verificato praticamente. Sì, corso... è in avanzo, che poi determina l'avanzo di 2 milioni e 8. Io sto parlando dell'equilibrio corrente, non dell'equilibrio finale. No, l'equilibrio corrente. Corrente. E quel dato nella relazione, prima eravamo un attimo, siamo stati presi un po'... Hai trovato una pagina che non... È il titolo terzo complessivo, che comprende anche la partita delle anticipazioni di tesoreria, che in realtà... è esso stesso anche un prestito, cioè nel senso che e non entra però in gioco, non entra in gioco nell'equilibrio, perché là c'è una partita di entrate e uscite che poi si compensano, cioè viene contabilizzata in bilancio quando noi già l'altra volta quello è un problema, quello entra solo, entra in gioco nella cassa, quindi non tocca gli equilibri. No, quello va a rafforzare la cassa, non è nel gioco di equilibrio costi ricavi, diciamo, solo nella cassa. Vabbè. Ci sono altri interventi? C'è il consigliere Di Luccio, il sindaco. Sarò breve, volevo annunciare il mio voto contrario all'approvazione di questo rendiconto di bilancio, non fosse altro perché, senza entrare nel merito del rendiconto, perché è materia abbastanza complessa di cui io non dispongo delle necessarie competenze tecniche per entrare nel merito dei numeri, dico soltanto che in materia di bilancio questo non è altro che un trasformarsi in numeri di un programma elettorale che voi avete presentato ai cittadini di Agropio, per cui avete vinto l'elezione su questo, per cui ovviamente da parte mia è un atto politico che non può essere da parte mia approvato, perché io mi sono candidato contro questa linea politica, quindi non ho imbarazzo alcuno a votare contro questo atto di bilancio, perché è un atto politico. Però volevo chiedere al vice sindaco, nonché assessore, se nella relazione dei revisori dei conti, se anche quel passaggio che è stato fatto nelle pieghe della relazione sulle società partecipate è un refuso, oppure ancora abbiamo dei problemi legati alla gestione della società partecipata, perché mi sembra di aver letto che ci sono ancora delle cose non del tutto non del tutto regolari. Allora... Sì, quello è un refuso. Forse lei si riferisce quando parla di Agropecuario Cerano Servizi, l'azienda speciale consortile. Sì. La società ha perdite, per cui la società Agropecuario Cerano Servizi non ha perdite, chiude il bilancio inattivo e quindi non ha perdite, quindi anche qui, ma io vi ho detto che c'è qualche piccolo refuso, no, non ha perdite, quindi la valutazione del collegio è errata. Mi pare che ha chiuso con un bilancio di 1.500 se non sbaglio quest'anno. Prego. Signori consiglieri, ma un intervento brevissimo, anche perché la chiusura di un esercizio e quindi il conto di gestione 2015 non può essere così archiviato soltanto con una serie di numeri. In realtà è il risultato di gestione di un anno dove, al di là delle letture più o meno difficili o rese difficili da normative in continua evoluzione, ci sono dei dati salienti però che vanno a determinare un giudizio che è politico sulla gestione del 2015. Incominciamo a dire che è una gestione che si chiude come sempre, questa è la decima chiusura di esercizio, quindi parliamo di atti ormai consolidati, strutturati, una linea di investimenti, politica ormai consolidata di 10 anni,
e quindi si chiude per l'ennesima volta in avanzo di amministrazione, con problemi fisiologici di cassa determinati da vicende conosciutissime che sono note e comuni a tutti quanti gli enti locali, tant'è che l'anticipazione di tesoreria è una legge dello Stato nel testo unico, il 222, addirittura per la patologica difficoltà degli enti di recuperare i residui attivi si è ricorso con il decreto 35/78 a finanziare non con indebitamento ma attraverso l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il pagamento della spesa corrente, cosa che è avvenuta in tutta Italia. Voglio dire che per legge non si può procedere all'aumento della spesa di personale, è errato dire che abbiamo aumentato le tasse perché per legge non si possono aumentare, perché lo Stato ha fatto dei tagli, ha detto arrangiatevi, voi non potete insomma aumentare la TARSU, la TARI, l'ICI eccetera eccetera, quindi c'è stata soltanto una trasformazione delle entrate di bilancio che prima erano derivate da trasferimenti o da parte di trasferimenti, oggi la totalità delle entrate degli enti locali è rappresentata da entrate tributarie e quindi sono i cittadini che pagano. Che cosa è avvenuto però? Perché il discorso che si continua insomma a creare allarmismi o ad avere un giudizio negativo che si può avere legittimo sulla questione degli investimenti, vedete? Noi a parità di bilancio abbiamo fatto una scelta quando siamo stati eletti con i programmi elettorali del 2007 e del 2012 che avete anche voi che oggi contestate sottoscritti e vi siete presentati nella mia coalizione. Abbiamo fatto una politica ma rappresentata ai cittadini anticipata in cui abbiamo detto guardate, Agropoli ha una serie di carenze infrastrutturali, una serie di opere, una serie di desideri da parte della città che nel caso in cui non dovessero essere intercettate le risorse per farlo con fondi regionali, comunitari o statali, lo faremo attraverso il taglio della spesa corrente, trasformando la spesa corrente, quindi il taglio della spesa corrente, in spesa di investimento. Cioè noi a parità di bilancio, anziché avere 10 come spesa corrente, quindi spesa corrente che può essere utilissima, ma è spesa corrente, quindi i soldi vanno via come andavano via nei precedenti bilanci, senza che si riuscisse a contrarre mutui e a fare opere pubbliche. Noi abbiamo scelto di tagliare la spesa corrente, ritenendola non utile o non più utile rispetto alla spesa di investimento, e abbiamo deciso quel 10% di dedicarla alla spesa di investimento, realizzando quei mutui che sono stati fatti, di cui dovrò fare dei chiarimenti, e vi rappresento che rispetto a un investimento ad oggi totale di 96 milioni di euro abbiamo contratto mutui per 20 milioni di euro, cioè meno di un quarto di quello che è stato speso. Ma voglio dire che nei mutui ci sono anche quelli che sono assistiti da contributo regionale, per esempio quelli che mi ricordo a mente, il Pala de Concili, il Pala Green, il ponte su Viale Lazio, i marciapiedi su via Marco Polo, i parcheggi di via Romanelli, e così ad andare via, cioè la stazione degli autobus che erano fondi fa. Quindi, ma ammesso che fossero tutti i soldi che noi abbiamo deciso di contrarre mutui, noi lo stiamo facendo con lo stesso bilancio e con gli stessi contributi dei cittadini sulle tasse, perché noi non le abbiamo aumentate. Abbiamo fatto però un'operazione molto più intelligente. È come quando in una famiglia una persona che è in un appartamento in locazione e che ha uno stipendio, lo stipendio lo può dedicare al cinema, al teatro, alla pizza, alla macchina, al vestiario, insomma ad altre cose, e può dedicare invece una parte di quello stipendio a contrarre un mutuo per comprarsi la casa. Oggi voi potete dire ma noi teniamo 20 milioni di euro di mutui, benissimo, noi abbiamo scelto di avere 20 milioni di euro di mutui, però una città che ha il teatro, ha 3 palazzetti, ha campi sportivi, ha parcheggi, ha fognature, ha pubblica illuminazione, ha fatto il municipio. Oggi voi avete uno spazio, giustamente tutti, anche per esercitare la funzione di consigliere comunale, grazie a un ampliamento della casa comunale, se no prima gli assessori e i consiglieri comunali non potevano nemmeno svolgere la propria funzione politica di rappresentanti della comunità, oltre che gli uffici erano in una condizione che sapevate. Abbiamo fatto questa scelta, l'oratorio l'abbiamo fatto con noi, ma senza aumentare niente. Abbiamo tagliato la spesa corrente e abbiamo fatto la spesa di investimento, che stiamo pagando da 10 anni, senza mettere in tensione il bilancio,
non stiamo subendo pignoramenti presso terzi, si paga in 40 giorni. Io ricordo che quando siamo arrivati, ricordo di pignoramenti presso terzi, addirittura pignorarono la sciabola di... e c'erano pignoramenti presso terzi tutti i giorni. Voglio ricordare agli amici che sono anche nel pubblico che questa amministrazione, con transazione o pagamento di sentenza, ha pagato 12 milioni di euro di debiti fuori bilancio che non abbiamo fatto noi, e non dobbiamo ricercare i colpevoli. Sappiamo solo che, per esempio, l'area dove si fa il mercato è fu espropriata e non fu pagata. L'area dove sorge il palazzetto dello sport fu espropriata e non pagata. L'area dove è stato fatto villa comunale, cioè, espropriata e non pagata. Cioè, di che cosa stiamo parlando? È chiaro che si fanno delle scelte di governo, di programmi elettorali che vengono sottoposti ai cittadini, in cui si dicono alcune cose che vogliono essere fatte, la gente ti vota anche per quello, le fai, senza mettere in tensione però il bilancio, perché se, grazie a Dio, non è, insomma, siamo degli sprovveduti, siamo al primo anno, abbiamo indebitato il comune, non sappiamo che succede, no, sono 10 anni, che non abbiamo pignoramenti presso terzi, che paghiamo i fornitori, che non ci fanno decreti ingiuntivi, che paghiamo debiti fuori bilancio, insomma, che assicuriamo servizi, che non aumentiamo l'età, abbiamo aumentato tutta una politica di valorizzazione, altro che il 2%, spese per la cultura, per lo sport, per la scuola, cioè, noi forse non vi ricordate, non ci siete mai stati nelle scuole di agro, qual era l'arredamento nelle scuole di agro? Io ci sono stato, nel 2007-2008, sono entrato nei bagni, ho visto i banchi, forse ci siete andati a scuola voi, che avete la mia età. Oggi c'è un'edilizia scolastica, ma moderna, con arredamenti, con strutture, con adeguamenti, insomma, strutturali. Questi sono gli investimenti. Poi uno può decidere di non fare il mutuo, di non fare investimenti. Benissimo, una città non ha... era quella di 10 anni fa. Noi abbiamo fatto una scelta di restituire, anche perché noi non è che ci portiamo qualcosa dietro. Il bilancio è quello, si pagano i mutui e si fanno le opere pubbliche, e la comunità di Agropoli, la città di Agropoli ha delle opere che oggi consentono anche di attivare percorsi virtuosi. Io penso allo sport, una delle città che ha una infrastrutturazione sportiva probabilmente, non so se ci sono in Italia città di 21.000 abitanti che hanno le nostre strutture sportive, ma non solo per far esercitare un diritto ai nostri ragazzi, anche che non sono ragazzi, lo sport nella propria città, ma che consente eventi che in tutto l'anno riempiono i nostri, insomma, le nostre strutture ricettive, che non sono tanti, ma sono 2.000 posti letto che quasi tutti quanti vengono utilizzati a gennaio, a febbraio, a marzo, aprile, a maggio. Cioè, noi penso che con queste strutture abbiamo dato strutture alla città, la possibilità di esercitare un diritto, di praticare lo sport, ma una leva importante per il turismo, che non è soltanto quello balneare, perché voi sapete benissimo che non basta. In Italia ci sono 11 milioni di persone che praticano lo sport, e città come Agropoli, che hanno tutte queste infrastrutture, non ce ne sono. Tanto è vero, a settembre c'è il campionato nazionale di atletica, perché abbiamo una pista di atletica rifatta che dà forme in Sicilia, non ce ne sono. I mondiali per i sordomuti l'anno prossimo, perché ci sono quest'anno, vabbè, l'abbiamo programmato l'anno scorso, per dire, qualche giorno fa c'è stato il campionato italiano under 15 di pallavolo, cioè, ma non ve lo devo spiegare. Oggi queste cose si possono fare perché ci sono le opere realizzate, poi sono realizzate con i fondi europei, regionali o nazionali, attraverso la spesa corrente, oculata, fatta con tagli della spesa corrente, con fondi di investimenti. Io penso, poi, d'altra parte, questi nostri programmi, questo nostro modo di agire, questo nostro modo di governare è stato posto al giudizio degli elettori, e se mi consentite, è stato approvato da voi che vi siete candidati con me. Oggi scoprite tutte queste cose che non vanno, ma nel 2012 forse era troppo comodo candidarsi con Franco Alfieri. Forse era troppo comodo.